Ritorniamo con Ricomincio da te anche in questa domenica e ritorniamo con Don Pasquale Pio di Fiore. Ben trovato, Don, buona domenica. Buona domenica a te e ancora buona domenica a tutti. Oggi vogliamo soffermarci, Don Pasquale, su una giornata, che celebreremo l'11 febbraio, la 29esima giornata mondiale del malato, perché è soprattutto questo un momento propizio per riservare a loro, ai fragili, a coloro che sono emarginati, a coloro che soffrono, pensieri e soprattutto presenze. Sì, ormai siamo arrivati alla 29esima edizione, come hai detto tu prima, di questa bellissima giornata in cui la Chiesa ci fa riflettere un po' sul valore della malattia, ma ancora di più sul valore che rappresentano per noi gli ammalati, perché non esiste mai la malattia in astratto, esiste sempre l'ammalato concreto con il suo volto, la sua storia, le sue sofferenze, le sue speranze. Ed è bello che noi celebriamo questa festa sempre l'11 febbraio, che è la memoria della Madonna di Lourdes, che un po' internazionalmente rappresenta la memoria in cui si ricordano ai piedi della Vergine, ecco, tutte le situazioni di sofferenze. Quest'anno in una maniera particolare il pensiero del Papa si sofferma su tutti coloro che in particolare ancora patisce gli effetti del coronavirus, e lo fa facendo iniziare il suo messaggio da un passo del capitolo 23 del Vangelo di Matteo, che è un capitolo molto duro, il capitolo dei guai che Gesù rivolge ai farisei, i farisei che diventano un po' simbolo incarnato di quella ipocrisia che dice e che fa. I farisei parlano tanto, ma concludono poco, si coinvolgono solamente in una maniera molto marginale nel vissuto della gente. Proprio in queste persone noi possiamo notare la scollatura tra ciò che si professa con la bocca e ciò che invece si professa con la vita, con i gesti della vita. Questo è il cuore dell'ipocrisia che noi sempre, come discepoli del Signore, dobbiamo combattere. E il Papa anche quest'anno ci dice, ci offre un antidoto, un vaccino contro questa malattia inguaribile che è l'ipocrisia. E Papa Francesco ci mette in mano ancora una volta lo strumento della fraternità, forse anche riaggaggiandosi all'ultimo grande documento che ci ha consegnato, la Fratelli Tutti, ricordandoci che uno solo è il nostro maestro e noi siamo tutti fratelli. E questo stile di fraternità ci mette in relazioni che sono dirette, schiette, sincere, solidali, empatiche. Ecco l'altra bella parola che usa Papa Francesco, l'empatia, che è una parola molto molto significativa, perché indica quel coinvolgimento interiore che noi abbiamo di fronte alle condizioni di vita di chi ci sta a fianco, anche se chi ci sta a fianco non è un nostro parente, non è un nostro amico, è un lontano fisicamente, quindi spazialmente, ma anche temporalmente. È il senso di umanità che ci deve accomunare tutti, che innesca dentro di noi questo spirito di empatia, che il Papa dice poi essere fondato addirittura sulla carità di Cristo. È bello quel passo della lettera ai Corinzi. È la carità di Cristo che ci spinge, che ci muove ad essere empatici, a fare in modo che le gioie e le speranze, le fatiche, le angosce degli uomini d'oggi diventino le fatiche, le angosce, le gioie e le speranze dei discepoli di Cristo, ce lo dice anche la Gaudium et Spes del Vaticano II. Quindi è importante riflettere ogni tanto su questo tema della malattia, che ci permette un po' di riposizionarci rispetto alla vita, ci fa capire chi siamo veramente, con le nostre potenzialità, ma anche con le nostre fragilità da non nascondere mai, ma da farci curare dagli altri e dal Signore. Gesù offre un modello di comportamento del tutto opposto all'ipocrisia, propone di fermarsi, ascoltare, stabilire una relazione, sentire empatia, come dicevi tu, e commozione, e lasciarsi coinvolgere dalla sofferenza e farsene carico. Don Pasquale, a volte succede però, noi ne sentiamo tante di storie, che proprio nelle corsie di un ospedale o al capezzale di un letto di un ammalato che soffre si trovi anche un po' di indifferenza da parte del,
pochi operatori sanitari, però a volte, ecco, forse facendo questo mestiere si può cadere in questa tentazione, insomma, e mostrarsi indifferente al dolore, alla sofferenza, forse è una reazione anche più comoda per non empatizzare, non soffrire? Ecco, c'è sempre il rischio della routine. La routine non ci fa mai vedere la novità che ci sta davanti. E immagino quanto sia anche difficoltosa la routine di uno che giornalmente vive e opera all'interno delle corsie di ospedale, che forse si trova a vivere e a sopportare questo atteggiamento di indifferenza, di anche tenue indifferenza, come una sorta di protezione, perché la malattia, come ho detto prima, ci interpella, un po' ci smonta, ci fa tremare. Noi naturalmente ci sentiamo coinvolti in quello che l'altro vive e soffre, quindi diciamo che forse la deontologia professionale consiglia loro di non empatizzare eccessivamente con il paziente. Ecco, però anche Papa Francesco, sempre in questo messaggio che ci ha lanciato per la prossima giornata mondiale del malato, ci dice che c'è bisogno di un patto solidale tra chi viene curato e chi cura. Un patto che sia fatto innanzitutto di amicizia e di calore umano, perché in fondo gli ammalati non hanno bisogno di parole, hanno bisogno di vicinanza concreta e fattiva, che si mostra con piccoli gesti, con una carezza, con uno sguardo, con un sorriso. Forse dovremmo recuperare, specialmente ecco, al capezzale degli ammalati, questa enciclica dei gesti semplici, di cui ancora una volta Papa Francesco ci parla in tanti dei suoi documenti e che lui stesso con la sua esperienza di uomo e di Papa ci insegna. Quanto è vero, speriamo che ci ascoltino tutti in questo momento. Don Pasquale, anche Padre Pio lo diceva, no? Quando ha pensato a casa sollievo della sofferenza. L'importante è portare anche, cioè l'importante è curare gli ammalati, dare loro sollievo, ma portare anche loro un sorriso. Prima delle medicine è importante la vicinanza. Noi auspichiamo sempre che in tutti gli ospedali, specialmente nel nostro ospedale, quello che abbiamo la fortuna di avere a due passi da casa, ci sia questo spazio di solidarietà, di empatia e di relazione sincera, non di indifferenza. Gli ammalati non sono numeri, sono persone da accogliere e da valorizzare per il bene che hanno da darci. Mai considerare le persone come cartelle cliniche, mai ridurre la gente ai loro problemi. Questo vale non solamente per gli ospedali, ma vale in tutti gli ambiti della vita. Allora, Don Pasquale e amici che ci seguite da casa, vi offriamo un caffè di Paolo Pugni perché proprio lui ci parla di cura. Curare non vuol dire soltanto prendersi carico di persone malate. Vuol dire molto di più e ce ne dimentichiamo spesso. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Ti curerò dalle tue ipocondrie. Comincia così una famosa canzone di Battiato che già ci mette in attenzione sul fatto che questa parola, cura, curare, prendersi cura, farsi carico, in qualche modo ha un significato molto diverso da quello che in questi sciagurati mesi vi stiamo attribuendo, limitandone la sua interpretazione proprio all'atto di farsi carico di persone malate, curare una malattia, che è diverso da curare una persona. Qualcuno faceva notare che c'è molta differenza tra una malattia che non può essere guarita e un malato incurabile. Il malato non è mai incurabile, è la malattia che non può essere curata, ma il malato può sempre essere oggetto di cure, perché qui entra in gioco l'altro e più profondo termine che dà significato a questa parola. Perché non siamo solo un corpo che ha uno stato patologico o fisiologico, di benessere o di malessere. Siamo persone che richiedono attenzione. E allora curare, prendersi carico, farsi carico, dare cure a una persona vuol dire proprio questo. Vuol dire prestare attenzione, andare incontro, abbracciare, comprendere, ascoltare, guidare, tirare fuori dalle ipocondrie, ad esempio. Se io mi limito a parlare di malattie, allora posso identificare la cura soltanto come una tecnica che aiuta, che spera di tirar fuori da malattie. Se invece io penso a persone,
anche a clienti, anche a colleghi, anche a collaboratori, anche a fornitori. Allora prendersi cura, curare, vuol dire trattare le persone per come meritano, con dignità, con rispetto, con attenzione. Prendersi cura di un cliente vuol dire cercare di capire quello che è come persona, prima che come azienda. Perché, lo diceva un mio carissimo amico, lo ripeto spesso, forse anche qui nel caffè, le relazioni tra aziende sono relazioni tra persone che rappresentano quelle aziende. E allora, se rivalutiamo il senso della cura, penso che rivalutiamo il senso della persona. Non più macchina che deve essere riparata, ma qualcuno che ha bisogno dell'attenzione degli altri, anche della nostra. Buongiorno e buon caffè. Guardare l'altro, pensare, stargli accanto, parlargli, ascoltarlo soprattutto, questa è la vera cura. È vero, e tutti siamo in grado di curare gli altri, non c'è nessuno che si possa chiudere a questa tensione che ci spinge verso i nostri fratelli. Tutti, magari non siamo in grado di guarire. Ecco, perché c'è una bella differenza, no? Tra inguaribile e incurabile. Magari non saremo in grado di guarire, ma almeno saremo in grado di curare. È quel gesto bellissimo e significativo del buon samaritano che vede il bisognoso al lato della strada, si ferma, si china e versa sulle sue ferite l'olio e il vino. Questo dobbiamo fare noi. Io, Don, oltre a ringraziarti sempre per quello che ci dici, ci aiuti veramente a riflettere, voglio anche invitarti ad una riflessione ulteriore, ma di un minuto, perché so che tu lo conosci bene. Si tratta della figura di Giobbe. Quindi, Giobbe è la sofferenza, Giobbe è la sofferenza. Quanto può essere esempio per noi e soprattutto per chi soffre in questo momento? Giobbe ci viene indicato dal Papa come la figura del giusto, di chi vive la sofferenza all'interno di una fede mai rinnegata. Giobbe non rinnega mai la sua fede, resta sempre saldo nella profonda convinzione che Dio un giorno gli risponderà, anche se ci sono degli amici, cercano di confortarlo, ma alla fine sviano. Giobbe cerca dal Signore la risposta, però dal Signore vero, non dall'immagine di Dio che lui si era costruito nella sua testa. Quindi, ecco, dobbiamo fare bene attenzione quando cerchiamo di parlare di Dio o di parlare a Dio, perché il Signore sfugge sempre un po' dalla nostra precomprensione, dalla nostra concettualità, sfugge sempre anche dal nostro tentativo di incasellarlo all'interno delle nostre categorie, che sono categorie umane. Il Signore è sempre novità e quando noi ci rivolgiamo a Lui, dobbiamo rivolgerci a Lui avendo consapevolezza che ci può dire delle cose diverse rispetto a quello che vorremmo noi. Può fare nei nostri confronti azioni differenti rispetto a quelle che vogliamo, che vorremmo. Quindi aprirsi a Dio significa aprirsi alla novità. È Lui che ci suggerirà all'orecchio del cuore il senso della nostra sofferenza. Bello, leggetelo, il libro di Giobbe. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Concludiamo così. Passiamo dall'ascolto alla vista. È la cosa più importante per la fede. Grazie, Don Pasquale, di cuore. Sono sicura di farmi portavoce di tanti. Grazie ancora e ci ritroviamo domenica prossima con Ricomincio da te. Subito dopo incontro Padre Franco Moscone, il nostro vescovo, che ci parla di un'altra figura santa, San Girolamo Emiliani. Grazie a te, grazie a tutti, buona domenica. Buona ci domenica. Ci vediamo presto. A te.